8 della Summer Cup di calcio a 7 Sportland, in campo UCB Lions contro Fulgor Sesto, classifica molto corta che vede le due compagini divise soltanto da 3 punti. Dirige il match il signor Serrani della sezione di Milano. Andiamo subito con le lights della gara, perché dopo lo spavento iniziale gialloblu fissano un 1-2 micidiale grazie al duo Alostini e Di Matteo. Lions che prova a riaffacciarsi in avanti lo fa con Bugelli che manca di pochissimo la porta. Sulla ripartenza micidiale ancora Di Matteo, controllo e conclusione di destro che vuol dire 3-0. Dopo le due chance sprecate i verdi siglano quella che è la marcatura della bandiera con Cervasio, prima dell'ennesima ammazzata che porta la firma del numero 10 Mandelli. Lo spettacolo continua anche in chiusura di primo tempo, la magia di Antonio Saggese risponde ancora Nostini fissando il punteggio sul 5-2. Ma non è finita qui, Lions mette pressione agli avversari guadagnandosi questo penalty che ancora il numero 9 realizza. La pazza giostra del gol pende ancora dalla parte di Fulgor che con Prosperi sigla il 6-3 parziale. La ripresa non fa che arricchire questo super match. Come avvenuto nel primo tempo, Fulgor mette a segno il solito 1-2 che stordisce Lions. Di mezzo alla fantastica conclusione di De Angelis con la risposta plastica di Berardi. Al 40esimo Nostini da un corner e si ritrova il pallone tra i piedi e fa 9-3. Finale di gara tinte verdi, Cervasio prima ed il solito inesauribile Saggese fissa nel numero dei gol a 5 per Lions. Nel finale però saltano totalmente gli schemi, l'ennesimo contropiede regala a Prosperi la palla del 10-5 che spegne i riflettori sulla gara. Ora linea all'intervista. Perfetto, dovremmo esserci, eccoci qua, bentornati, buonasera a tutti dal Centro Sportivo Baggio Secondo, la Summer Cup di calcio a 7, la sfida tra Lions e Fulgor Sesto, attenda qua number one perché partiamo da Bugelli, vi stavo arrabbiando con voi perché eravate tutti già negli spogliatoi, invece lei è tornato perché? Perché mi sembrava giusto tornare malgrado la sconfitta, niente, hanno meritato di vincere, poco da dire, hanno giocato meglio, hanno coperto meglio il campo, quindi complimenti agli avversari. Sono in totale difficoltà, vorrei fare qualche altra domanda su un giudizio totale della stagione, del campionato e del torneo nella fattispecie. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti, che poi penso che sia l'obiettivo principale di queste manifestazioni. Ce l'abbiamo messa tutta, però niente, stasera è andata così, va bene così. Complimenti nuovamente agli avversari, niente da dire. Che bello vedere questo sorriso, grazie Bugelli, adesso la lascio perché sono mille zanzare, completamente sudato, quindi è il minimo che possa far per lei. Anche la stretta di mano con arde mani, dicevo prima dell'intervista, vi ricordo il talento del Milan, ha detto magari, però grande number one, confermate? Ecco, insomma, c'è tanto entusiasmo, è capitato, insomma, meglio di così. Una vittoria importante, dicevo, primo posto in classifica, 6 punti in, 9 punti in 3 giornate, quindi in unplay in assoluto, prego. Beh, i ragazzi sono stati proprio bravi, sia stasera che nelle 3 partite precedenti, sono stati bravissimi. Complimenti, non me l'aspettavo, però bravi. Però voglio mettere il dito nella piaga, avete perso il titolo di miglior difesa del campionato, eravate a 4 gol stasera. Importante che vince la squadra, è importante che vince la squadra, i singoli non contano, è la squadra che conta. Bene, meglio di così, che capitano, lo guardano anche nel display del maestro, grazie Ardemani per essere stato qui con noi, grande vittoria della sua formazione, noi chiudiamo il collegamento solo per un istante, a tra poco.